Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel settimo episodio di Cyberpunk 2077. Nell'episodio precedente abbiamo rubato un bot da combattimento e il nostro amico se n'è andato in moto. Guardiamo come prosegue. Allora, io devo andare a destinazione Aia. C'è un'altra macchina? No. Devo andare a piedi. Devo comprare un'auto, raga. No, per favore no! Ho appena rubato un'auto. Ok, guardiamo dove devo andare. Ingresso. Mi sembri un po' teso, bello. Ti interessa una BD da sballo? Sì, grazie. La porta è aperta. Addio. Divertiti, bello. Ma che bel fascino. Benvenuto all'Izzis. Che posto. Un po' di musica, no. Prendi qualcosa? Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Beh, vi piacere. Io sono Matteo. Allora, Evelyn? Il club è grande. Guardati in giro. Non posso farlo per te. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. La tipa dai Evelyn capelli blu. Parker. Ho capito chi eri appena hai messo piede qui dentro. Potevi presentarti subito. Volevo prima darti una bella occhiata. E? Ti vado a genio? In caso contrario, l'avresti notato. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Chissà cosa dovrà dirci. Non c'è niente. La mia ragazza è morta e tiene le vicine dei chiesti. Te l'ho detto. What the fuck? What the fuck? Dex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Non so se Dex esagera. Tanto, poco. Non lo so. Ho iniziato da poco con lui. Che cos'hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima, il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? L'hotel corporativo di lusso? Direi di no. Troppo caro per le mie tasche. Sono povero. L'arredamento è veramente fantastico, come potrai vedere. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Bene. Quindi niente sicurezza della Rasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Blu. Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho Interessante. qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A Di poco smanettarsi caldo. nei cubicoli? No. Possono essere molto Sarà utili. impossibile per sistemare Sono le ottime cose. per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata.
proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Impianto di registrazione BD. È un problema? Sulla registrazione c'è la stanza di Yorinobu. Vuol dire che eri lì. Lo conosci di persona? Come credi che abbia avuto le informazioni? Direi che lo conosco piuttosto bene. Abbiamo un accordo strettamente professionale. Soddisfa entrambi, credo. Vediamo la braindance. Che posto è questo? Ehi, eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V? Questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Immersione fra 3, 2, 1. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Chi sono? E ricorda, tutto a pieno ritmo. Allora, ricapitolando, tu entri e dici: uscite fuori con le madri in alto. Ma che cazzo uscite fuori, minchione? Ci servono gli ostaggi. Gli ostaggi, cazzo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Dove? Caso, ma vado lì. A terra! Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare e fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. La pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Perfetto. Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Oh, che figata! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì. Adesso arriva. È la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrai inquadrato chi ha sparato. Lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo.
e scansionalo. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. Devastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. V, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Io per questo episodio mi fermerei qui. Vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, di lasciare un mi piace qua sotto se questo video vi è piaciuto. E ci vediamo martedì prossimo con l'ottavo episodio. Ciao ciao!